persone che conoscono nel dettaglio sono secondo me più tecniche aziendale di mandare il presidente. Dunque, la regione ha effettuato una ricalibrazione, un termine neutro, dei trasferimenti fondata per quanto riguarda i comuni sostanzialmente su un unico criterio, a differenza di in quanto riguarda il trasporto provinciale, dove invece sono stati utilizzati due criteri poi mediati. Un criterio fondato esclusivamente sostanzialmente sul livello dei ricavi, quindi senza tenere in considerazione altri parametri, tra cui direi fondamentale dal nostro punto di vista il fatto che non tutti i territori urbani, o meglio, non tutte le reti di servizio urbane dei vari capoluoghi sono comparabili. Il comune di Alessandria ha la superficie di 204 km quadrati, è il comune più esteso del Piemonte. Qualche volta qualcuno dice certo Torino, no, compreso Torino, è più esteso del Piemonte. È caratterizzata la distribuzione della popolazione da una densità media piuttosto bassa, proprio per la grande estensione, con distribuzione molto frammentata. Abbiamo 14 sobborghi che vanno da 700 abitanti circa, più piccolo, ai 7500 di esperienza. Tutti ci sono dire, si deve essere appunto, in qualche modo servito. Quindi c'è evidentemente una redditività di una rete di distribuzione così sminuzzata sul territorio che è molto più bassa di quella che può essere la redditività di reti più concentrate su centri urbani più compatti. Però questo parametro non è stato tenuto in conto, solo esclusivamente il livello dei ricavi rispetto agli obiettivi di copertura del costo. L'applicazione di questo tipo di criterio ha fatto sì che venissero penalizzate alcune realtà in modo molto più marcato di altre. In più si aggiunge il fatto, una combinazione un po' perversa, che è stata fatta dalla regione una differenziazione tra le cosiddette aree urbane e le conurbazioni, adesso senza andare troppo nel tecnico, ma ad alcune realtà che è stato riconosciuto il fatto di essere più comuni limitrofi, quindi con un'estensione territoriale più vasta, è stato applicato il criterio in un modo più favorevole, cioè gli incassi sono stati valutati con una maggior benevolenza rispetto ai costi. Questo perché questo criterio al territorio di Alessandria non è stato riconosciuto, pur essendo di fatto proprio per la sua estensione comparabile ad altre realtà dove la stessa superficie risulta l'aggregazione di più territori comunali. Noi parliamo tutto nel nostro, quindi formalmente non siamo più comuni, ma siamo un comune singolo, ma con un'estensione molto peculiare. Quindi di fatto l'applicazione matematica di questo criterio, ci sono delle tabelle matematiche, tanti introiti, tanti costi e così via, ha fatto sì che venissero spalmate dei tagli non uguali per tutti, ma differenziati in modo anche molto pesante. Qualcuno non è stato toccato quasi per nulla, qualcun altro non era estremamente pesante. E noi diciamo che quelli che hanno preso, come dire, la tosta più significativa. Quindi escludete che non ci sia un problema di colore politico diverso dalla regione al comune di Alessandria? Sarà anche per il mio approccio più marcatamente tecnico. Guardo i numeri, io nei numeri non ho detto, poi cosa c'è dietro, chissà, non mi spingo. Il criterio usato ha condotto questo risultato. Noi riteniamo che questo deve essere più comune, l'abbiamo anche scritto, io ho fatto una proposta tecnica, secondo noi si potrebbe fare in questo altro modo, tenendo conto della realtà territoriale, ci sembra un fatto non marginale, ma non dare una se non si commisura la realtà territoriale, per quel metodo là è uguale avere 95.000 abitanti in un cerchio di un chilometro o avere distribuiti su 204 km2, che sono due realtà totalmente diverse. E quindi mi ha fatto una proposta con tanto di numeri per chiedere una modifica del criterio, oltre ovviamente a richiamare le condizioni molto particolari di questa azienda, di questa realtà, ma non solo, come appunto usando l'argomento del fazzoletto del bianco, ma facendo una proposta molto specifica, documentata, che porta ovviamente a risultati diversi. Noi abbiamo esaminato i criteri, poi la saggezza o l'utilizzo con cui i criteri sono stati scelti e utilizzati, questo non so perché. Sugli autobus, per esempio, possa rispondere.
Sugli autobusoni, tra l'altro, erano già stato deciso tutto dal Presidente CDA, no? Che ha voluto, non è, insomma, è già circa un anno che la gara era stata, diciamo così, in bando, era partita. E subito è stata una delle domande che ho posto anch'io in azienda quando sono arrivato. E poi, effettivamente, mi è stato fatto poi notare anche dai meccanici che sono in azienda, che effettivamente siamo andati a vedere in una delle situazioni, perché qualche problema in più, quelli in età, non sono tagliati anche solo un altro lavoro, nel senso che hanno una parte superiore molto più pesante rispetto agli altri, perché probabilmente non so se sono delle strutture, delle cose che vengono applicate, e se andiamo a vedere hanno tutti il telaio che è segnato, cioè a parecchi danni, nonostante siano gli ultimi segnamenti che abbiamo visto, che sono del 2008, quindi su consiglio, diciamo, dei meccanici dell'azienda era stato formulato, diciamo, in quella maniera. Abbiamo, adesso se possa essere cambiato o meno, questo dovremmo verificare, credo che sia difficile comunque dalle notizie che abbiamo. Grazie.